Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi, ma questa volta non farò un video che è legato al corso sull'interpretazione dei tarocchi che potete trovare comunque sul mio canale. Questa volta voglio rispondere a una domanda che mi è arrivata via mail. Una persona mi chiedeva che differenza c'è tra i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi Rider-Waite e se noi utilizziamo un mazzo piuttosto che un altro all'interno di una stesura, come dobbiamo regolarci? Dunque, questa è una domanda interessante. Io ho pensato di rispondere in questo video proprio per dare la possibilità a tutti di ascoltare la risposta. Perché secondo me chi si approccia ai tarocchi per la prima volta si è chiesto che differenza ci può essere, perché sono due mazzi talmente diversi dal punto di vista delle figure che sorge spontaneo chiedersi quale differenza ci potrebbe essere. Intanto vi faccio vedere la scatola. Questi sono i tarocchi di Marsiglia e sono veramente famosi, quindi sicuramente anche se non avete mai visto e studiato i tarocchi, almeno una volta nella vita avete visto questa figura. E questi sono i tarocchi Rider-Waite. Questa è la scatola, vi faccio vedere la scatola perché comunque secondo me già questa richiama qualche cosa. E adesso vi faccio vedere i due mazzi prima di rispondere alla domanda. Vi dico subito che non sono in ordine perché li ho utilizzati e non sono in ordine, però questi sono i tarocchi di Marsiglia. Qui abbiamo gli arcani maggiori, questi ve li faccio vedere un po' velocemente, questi sono gli arcani minori, ad esempio, e questi sono i tarocchi di Marsiglia. Quindi, come potete vedere, hanno una figura, un'iconografia di un certo tipo. Questi invece sono i tarocchi Rider-Waite. Questi qua sono i tarocchi Rider-Waite. Ve li faccio vedere anche questi velocemente perché comunque se volete andarveli a vedere uno per uno, su Google si trovano quasi tutte le figure, quindi potete andarvele a vedere veramente tutte. Adesso ve li faccio vedere così perché, volevo spiegarvi una cosa importante. Che differenza c'è? Sostanzialmente non c'è nessuna differenza se vi riferite alla differenza che riguarda il significato divinatorio. Quindi, se voi dovete interpretare le carte e vi ritrovate davanti il matto dei tarocchi di Marsiglia o il matto dei tarocchi Rider-Waite, pur avendo due figure diverse, il significato è sempre lo stesso. Quindi, da quel punto di vista, potete usare indistintamente uno o l'altro e ricavarne comunque la stessa interpretazione. Poi ovviamente ci sono degli elementi che cambiano da persona a persona, perché ci sono persone più capaci di interpretare i tarocchi, più intuitive, che quindi magari riescono a mettere nella stesura degli elementi, nell'interpretazione degli elementi maggiori, quindi insomma sicuramente ci sono delle differenze, ma il significato della carta è comunque sempre lo stesso. Però, c'è un però, ci sono ovviamente delle differenze che possono essere utili per la persona che sta interpretando le carte, soprattutto se è alle prime armi. Vi voglio fare un esempio che riguarda gli arcani minori, perché la differenza fra questi due tipi di mazzi la notiamo e ci salta tantissimo all'occhio, soprattutto negli arcani minori, perché i tarocchi di Marsiglia hanno i classici segni che sono simili a quelli delle carte napoletane e più o meno si muovono un po' nello stesso modo. Noi abbiamo il 2 di denari e abbiamo una carta con 2 denari, poi quando arriviamo al 3 di denari abbiamo una carta che più o meno, a parte alcune differenze che comunque dal punto di vista della simbologia sono anche importanti, ma più o meno abbiamo una carta simile che ha un denaro in più, quindi 2 di denari, 3 di denari, 4 di denari, 5 di denari, insomma c'è sempre un denaro in più, ma più o meno la carta è quella. Invece nei tarocchi Rider-Waite gli arcani minori sono diversi perché hanno sì i segni magari dei denari, delle coppe, delle spade, eccetera, ma hanno proprio una figura, una scena che si compie in qualche modo. Questo ad esempio è il 2 di bastoni, eccolo qua, e vedete che rispetto al 2 di bastoni degli arcani maggiori comunque è diverso perché c'è proprio una scena, c'è qualcosa che sta accadendo. Io vi voglio fare un esempio, vi voglio anche spiegare in che modo può essere d'aiuto se magari siete alle prime armi.
Facciamo un esempio pratico. Prendiamo una carta dei tarocchi di Marsiglia, una carta dei tarocchi Rider-Waite, degli arcani minori e vediamo insieme che differenza c'è. Dunque, io ho scelto il 3 di spade. Sapete che uno dei tanti significati del 3 di spade è che la persona è probabile che sia portata a compiere una scelta che gli potrebbe causare una ferita sul piano sentimentale. Vi faccio vedere il 3 di spade dei tarocchi di Marsiglia, che è questo. Vedete che c'è la spada centrale e poi ci sono le due spade laterali. Vabbè, il significato ovviamente lo abbiamo visto insieme. Vi lascio magari il video se non vi ricordate sui tre degli arcani minori. Però insomma, guardate bene e tenete a mente quello che vi ho detto sul significato. Uno dei significati è che la persona potrà essere portata a fare una scelta che gli creerà, gli procurerà una ferita sul piano sentimentale. Voi guardate questa carta e adesso guardate un po' quella dei tarocchi Rider-Waite. Eccola qua. Una persona che sarà portata a fare una scelta che gli provocherà una ferita sul piano sentimentale. C'è un cuore che è trafitto da tre spade e questo a livello intuitivo ci aiuta perché ci fa capire subito, ci fa ricordare subito che questa carta significa una ferita per il cuore, una ferita dal punto di vista sentimentale. Vedete che c'è una grande differenza perché questa a livello intuitivo ce lo fa subito venire in mente. Questa a livello intuitivo non ce lo fa venire in mente perché se noi non l'abbiamo studiati bene, i tarocchi di Marsiglia, non riusciamo ad interpretarli sulla base della sola intuizione. Invece, i tarocchi Rider-Waite possono essere interpretati in modo più facile anche basandosi tanto sull'intuizione. Questo non significa che non dovete studiare i significati delle carte se usate i tarocchi Rider-Waite, anzi, vanno studiati perché comunque hanno anche i tarocchi Rider-Waite le loro difficoltà. Però è vero che se una persona è alle prime armi, con i tarocchi Rider-Waite riesce comunque a fare una stesura basandosi anche tanto sull'intuizione. Quindi, insomma, sicuramente da questo punto di vista può aiutare, però questa è l'unica differenza, ossia che i tarocchi Rider-Waite e i tarocchi di Marsiglia hanno un'iconografia diversa e quindi un tipo di mazzo, diciamo, è un pochino più complicato, se vogliamo, e un tipo di mazzo che è invece un pochino più semplice perché può sviluppare, gli aspetti intuitivi. Vi faccio vedere un'altra carta che comunque conoscete sicuramente bene, che è il matto, che è questo, quello dei tarocchi di Marsiglia, e questo è quello dei tarocchi Rider-Waite. Come potete vedere, c'è una persona qua che è vestita come un giullare, tutta colorata, che sta andando in una direzione su una strada, ma noi non vediamo comunque quello che c'è dopo. E qui c'è una persona che sembra essere sull'orlo di un precipizio. E noi in realtà però non sappiamo se c'è davvero un precipizio, se semplicemente è uno scalino e magari poi c'è una grande pianura, una grande distesa. Che differenza c'è? In realtà non c'è nessuna differenza dal punto di vista divinatorio, perché comunque il significato è sempre quello. Però ovviamente c'è la differenza soprattutto se noi andiamo a studiare la simbologia del colore, perché comunque questa è una carta molto accesa, molto colorata, questa è una carta un pochino più sobria, ma comunque anche qui ci sono dei significati che riguardano i colori. Adesso io non vi faccio un video parlandovi delle differenze nel dettaglio perché ci stiamo 2 giorni, però nonostante le differenze ci sono degli elementi comuni. Ad esempio, tutte e due hanno la bisaccia, tutte e due sono di profilo, tutti e due hanno un animale, tutti e due si stanno dirigendo verso qualcosa che noi non vediamo, quindi non sappiamo dove stanno andando in realtà e che cosa c'è subito dopo. Potrebbero fare un passo e vedere che c'è un precipizio, perché anche qua ci potrebbe essere un precipizio. Noi non lo sappiamo perché non vediamo quello che c'è dopo. E questo è un elemento, ad esempio, comune delle carte. Però, a parte queste cose, poi in realtà differenze, se voi volete fare una stesura, ce ne sono ben poche, perché
Comunque il significato è quello e potete solo andare a lavorare di intuizione, quindi andare a recuperarvi le differenze nell'iconografia, andare a vedere quale figura è diversa, cosa c'è di diverso e cosa c'è in comune, ma il significato divinatorio rimane comunque lo stesso. Quindi per rispondere alla domanda, la differenza sta semplicemente nell'iconografia, nel fatto che un tipo di figura possa, diciamo, andare a stimolare maggiormente la nostra intuizione rispetto ad un altro tipo di figura che invece magari l'intuizione non la stimola più di tanto. Quindi questa è la differenza principale. Però sul significato non vi preoccupate perché anche se state usando i tarocchi Rider White, comunque il significato rimane lo stesso. Quindi insomma, in questo video volevo semplicemente rispondere a questa domanda e darvi qualche piccolo elemento per capire un pochino le differenze fra i vari mazzi, perché poi ovviamente la persona che mi ha fatto la domanda mi ha chiesto la differenza fra questi due mazzi, ma ci sono tantissimi mazzi che sono completamente diversi dai tarocchi di Marsiglia, che hanno delle figure completamente diverse. Però secondo me queste differenze potete andarle a studiare se davvero volete entrare proprio in uno studio profondo della simbologia, degli archetipi, dell'iconografia delle carte. Allora sì, allora ci sono tante differenze e sono tutte molto molto affascinanti. Ma se vi volete fermare alla divinazione, quindi al significato divinatorio, volete semplicemente fare delle stesure, non è necessario comunque che vi stiate a lambicare il cervello per trovare differenze, perché comunque il significato delle carte rimane quello. Ci sono poi delle piccole eccezioni. Però comunque quelle poi semmai le vedremo man mano che vi parlerò magari dei diversi mazzi, ma non vi preoccupate perché comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di mazzi di tarò, di mazzo di tarocchi e andare tranquilli che il significato poi nelle stesure rimane lo stesso. Ma se voi fate una stesura con le sibille, ovviamente non potete avere lo stesso risultato e lo stesso significato della stesura fatta con i tarocchi di Marsiglia, perché i tarocchi sono diversi dalle sibille. Quindi ovviamente questa cosa è valida se parliamo di tarocchi, ma i tarocchi e le sibille invece sono due cose diverse, però di questo semmai ve ne parlo in altri video. Io spero di aver risposto alla persona che mi ha fatto la domanda. Se avete altre curiosità, altre domande o volete vedere magari dei video su argomenti particolari che riguardano i tarocchi in senso più generale, me lo scrivete nei commenti e io volentieri preparerò un video cercando di accontentarvi il più possibile. Io mi fermo, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.